tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto volevo dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno e a me come si sta muovendo la Juve in questo mercato mi piace, perché una Juve concreta, una Juve che sa come si muove, una Juve che già ha programmato. Non c'è il piano A, si butta sul piano B, non c'è il piano B, si butta sul piano C, però il piano A, il piano B e il piano C sono dello stesso livello. E a me questa Juve targata giunta mi piace, una Juve concreta, e la Juve deve essere concreta. Ma voi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Continuate a supportarci con un mi piace, commento e iscrizione, perché più ci aiutate, più facciamo nuovi contenuti, nuovi format, ma soprattutto portiamo degli ospiti, ma ci servono i numeri. E altra cosa importante, supportateci anche nel secondo canale, The One TV Extra, che lì parliamo di tutto tranne che di calcio, e nei nostri contenuti social, tutto quello che creiamo è creato da noi. E allora, la Juve per la stagione 2024-2025 si sta muovendo alla grande, si sta già organizzando. La prima novità di giornata qual è? Che di giornata di ieri, che Thiago Motta è già a Torino. Non l'abbiamo visto fisicamente, però abbiamo visto la moglie fare una storia su Instagram di Piazza San Carlo a Torino. Cosa vuol dire? Che Thiago Motta ha anticipato i tempi di arrivo a Torino, doveva arrivare l'8 luglio, anticipato qualche giorno, perché già vuole parlare con Giuntoli, già vuole capire l'ambiente Juve, perché con tutto il rispetto, un conto è il Bologna, un conto è il Genoa, un conto è lo Spezia, la Juve è un'altra cosa. La Juve, confronto queste squadre, è un'altra cosa. La Juve, e da oggi in poi lo devono capire tutti, è un altro livello. E il fatto che Thiago Motta lo vuole capire in anticipo è la cosa che mi casa molto, è una cosa davvero positiva. La Juve ha chiuso anche l'operazione Di Gregorio. Di Gregorio sarà il nuovo portiere della Juve. Già venerdì ci saranno le visite mediche, sicuramente ci sarà anche la presentazione. Un'operazione da 4 milioni di prestito più 14 di riscatto. Quest'anno verrà in prestito e il prossimo anno sarà pagato. È una grande operazione. Perché? Perché Thiago Motta vuole un portiere che parte con i piedi. Non è che, io vi dico la verità, noi in questo momento, fra lo scambio di Gregorio e Šeznik, ci perdiamo pure. Perché per me Šeznik fa parte di quei top 10 migliori portieri del mondo. Però è anche vero che ha una certa età, ha un peso a bilancio pesante, sono quasi 7 milioni di ingaggi. Di Gregorio ne prende 2. E come ha detto Šeznik, se una squadra ti ha dato tanto e ha bisogno di te, tu devi fare un passo indietro. Qui si capisce la grandezza di Šeznik. Altra cosa importante, il CT Thierry Henry della Francia Under 21 ha detto che Gianfranco Thuram lascerà il ritiro perché la sua nuova squadra non gli ha dato il permesso di fare le Olimpiadi. Fra virgolette si parla della Juve perché la Juve ha acquistato Gianfranco Thuram. Per me ha fatto bene. A me questi moralisti che dicono che gli ha fatto rinunciare un sogno, ma quale sogno? Quale sogno? Signori, se la Francia fa bene alle Olimpiadi, la Juve ritroverebbe Thuram a una settimana dall'inizio del campionato, a una settimana dall'inizio del campionato. E di cosa stiamo parlando? Tu hai preso Thuram che devi rinforzare il centrocampo, hai preso un giocatore che a oggi sarebbe il fulcro del centrocampo, un perno principale, prenderebbe il posto di Rabiot. E lo dobbiamo avere una settimana dall'inizio del campionato. No, fa bene la Juve, concreta, deve essere decisa e ha fatto benissimo. Anche il Real Madrid ha detto no a Mbappé per le Olimpiadi, perché io club ti pago, io club ti do uno stipendio e io decido se fare una cosa oppure no. Le Olimpiadi per regolamento, il club ti può anche dire no, è un regolamento. Io questo regolamento lo farei anche per le nazionali maggiori. Anche questo io farei, però per l'Olimpiade la Juve ha fatto benissimo e questi moralisti del puntini puntini possono parlare quanto vogliono, ha fatto bene a dire no, perché in questo momento principale è il bene della Juve, la Juve deve ripartire e che Gianfranco Thuram è un perno principale della Juve. E cosa vuol dire? Che quando giorno 10 la Juve riprenderà i ritmi, riprenderà la preparazione, che Gianfranco Thuram può essere già alla continassa e questa è tanta tanta roba. La questione è Calafiore, ormai lo possiamo dire tranquillamente, non andrà alla Juve. La Juve col giocatore aveva un accordo, un contratto a 4 anni per 3 milioni a stagione. Però perché non andrà alla Juve? Perché
perché il Bologna si è messa di traverso, si è sentita offesa, fra virgolette, con la Juve, perché la Juve ha trattato Thiago Motta. Mi fa solo ridere pensare che il Bologna si mette a livello della Juve. Questa cosa mi fa completamente ridere. Thiago Motta era a fine contratto. La Juve ha trattato, c'era l'offerta della Juve e del Bologna. E Thiago Motta ha scelto la Juve. Il fatto che si sono sentiti offesi quelli del Bologna mi fa ridere. Poi sul suo giocatore ognuno può mettere il prezzo che vuole. È libero mettere anche 70, se uno glielo paga, Calafiori 70 milioni, fa benissimo. Fa benissimo. Però una cosa voglio dire. Calafiori, tu in questo momento stai facendo il bene della tua carriera? Perché noi abbiamo visto difensori che in Italia facevano i fenomeni, come Dragosin, come il giocatore che forse la Juve potrebbe pure prendere. Sto parlando di Kiwer, sto parlando di Odoji, che in Serie A facevano cose positive, giocatori dell'Udinese, dello Spezia, del Genoa. Poi sono andati nelle bighe della Premier e hanno fatto male, perché un conto è giocare nelle bighe della Serie A, un conto è giocare nelle bighe della Premier. Io, prima che fai questo passo, caro Riccardo Calafiori, pensaci non una, non due, ma 10.000 volte. Perché oggi sei qui, se sbagli, oggi sei qui, se sbagli, ti ritroverai giù. E la Juve ha fatto bene, la Juve ha detto, io per Calafiori arrivo fino a 35 milioni di euro, me lo dai? No, benissimo, ciao. C'è vita oltre Calafiori. La Juve ora prenderà un'opportunità perché, abbiamo capito, prenderà un difensore centrale sinistro, prenderà sicuramente, tratterà Kiwer dell'Arsenal che oggi sarebbe fuori dal progetto, un prestito oneroso, sarebbe un capolavoro di Giuntoli, non prende Kiwer, ne prende un altro, perché c'è vita. Questa Juve è organizzata, c'è il piano A, salta, c'è il piano B, c'è il piano, salta il piano B, c'è il piano C. Signori, basta stare sotto ricatto di questi personaggi qua, dei Carnevali, dei Sartori, perché per 15 giorni fatti bene, un giocatore non può valere da 25 a 50 milioni, non è così. Poi non ci lamentiamo, poi non ci lamentiamo, ma una cosa la Juve sta imparando a me, il fatto che la Juve, che mi sta gasando tanto, lo sapete cos'è? Il fatto di andare a spendere soldi all'estero, 25 milioni alla Aston Villa, 20 a Lille, alle squadre estere. In Italia i soldi della Juve non li deve toccare nessuno. Poi c'è l'obiettivo Kop Meyers che è fondamentale, lì si può fare uno strappo, però basta andare a comprare 10 o 12 giocatori in Italia, 1-2 a stagione, basta. E vi dico un'altra cosa, la Juve è pronta a fare ben 10 acquisti in questo calciomercato. E sono contento, no? Io ero contento se veniva Calafiori, però vi dico questo, c'è vita oltre Calafiori. Preferisci andare a Londra? Vada a Londra. Preferisci andare all'Arsenal? Vada all'Arsenal. C'è vita oltre. E una cosa, da oggi in poi, se il Bologna viene a bussare per un giocatore della Juve, ma è più in prestito gratuito come Cambiaso, lo vuoi? 12 milioni, ti interessa? No? Ciao. Prestiti gratuiti col Bologna da oggi in poi non ci saranno più. Così deve fare la Juve, siccome si è messa di traverso il Bologna che improvvisamente si sentiva a livello della Juve, gli dobbiamo fare capire che la Juve è qui e il Bologna è qui. È un mio pensiero, poi posso anche sbagliare. Posso anche sbagliare. Perché se tu ti metti di traverso per un tuo giocatore, prima o poi andrai sempre a bussare alla Juve per un giocatore della Juve. Perché la Juve ha più giocatori di te. Forse ti interessa qualche giocatore della Juve, se ti metti di traverso, deve finire così la questione. Calafiori va all'Arsenal, ciao, si va sul piano B, sul piano C. Si deve usare la testa e Giuntoli la sta usando. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao, questa Juve mi gasta.